Chiudiamo questo appuntamento con la consueta intervista che quest'oggi vede ospite Pietro Di Lorenzo. Salve a tutti, oggi con me Pietro Di Lorenzo, ideatore di SOS Trader, nonché degli eventi investing di Napoli e Roma. Allora, inizio anno ormai passato da qualche giorno, però è sempre una buona occasione per fare il punto della situazione sui mercati. Lasciate la parola, cosa c'è di interessante da sottolineare? Sì, buongiorno, grazie mille per questo invito, buon anno a te e a chi ci ascolta. Come tutti gli inizi d'anno, i buoni propositi accompagnano proprio queste settimane. Fra questi ci potrebbe essere anche quello di imparare a investire meglio, più razionalmente. Veniamo da un anno straordinario, 2019 più 28 e 28%, penso il miglior anno degli ultimi 21. Adesso tipicamente la domanda che ci facciamo è: cosa ci aspetta nel 2020? Contrariamente a quanto pensano molti, non è affatto detto che dopo un anno molto positivo scattino le prese di profitto. Infatti, non a caso il 99, che è stato l'ultimo anno veramente brillante, è stato seguito in realtà da 2 anni positivi. Nel 99 ci fu veramente un boom dei mercati. Quindi non è affatto detto che l'anno sarà caratterizzato dalle prese di profitto. La mia macrovisione è la seguente. Negli anni delle elezioni americane tipicamente si tende a tenere i mercati americani su, questo è un po' l'auspicio che si fanno, perché naturalmente, sai, gli americani quando vanno a votare si mettono anche un po' la mano sul portafoglio per capire se è un po' più o meno gonfio rispetto allo scorso giro. Quindi anche queste prime tensioni geopolitiche, se ci pensi, ci aspettavamo da Trump una reazione gigantesca, no? Dopo l'attacco dello scorso weekend alle basi americane, in realtà è stata abbastanza blanda. Quindi l'impressione che ho io è che quest'anno, soprattutto in America, non si voglia far scattare le prese di profitto, e quindi potrebbe essere un altro anno all'insegna del toro. E detto ciò, fra i micro temi in Italia ce ne sono diversi, ma un auspicio è potremmo avere per il 2020 anche quello di provare a allargare il campo di azione anche oltre il mercato italiano. Come sai, Rossana, le opportunità date dalla tecnologia sono assolutamente infinite. Una piattaforma di trading ti consente di avere accesso a tutti i mercati. E quindi uno degli input per il prossimo anno, e il buon auspicio del prossimo anno, è quello di guardare anche oltre. In tal proposito, non a caso c'è un grafico del Bitcoin qui. Io non sono un grande esperto di criptovalute, però riscontro che c'è stato un bel segnale rialzista dal Bitcoin, che ti mostro proprio col grafico giornaliero, proprio in concomitanza il 7 gennaio con quelle che erano le tensioni geopolitiche. Quindi, paradossalmente, nel 2020 il Bitcoin potrebbe diventare da bene super speculativo e praticamente molto aggressivo, quasi a un bene rifugio, perché c'è una strana correlazione che quando crescono le tensioni geopolitiche si va sull'oro, e questa è una correlazione storica, ma uno degli elementi potrebbe essere anche questa correlazione col Bitcoin. Quindi il Bitcoin sembra diventato quasi un bene rifugio, e ti mostro il grafico perché effettivamente il segnale rialzista del 7 gennaio è arrivato, e proprio stamane è confermato con il Bitcoin che supera 8.500 euro. Quindi questi potrebbero essere un po' gli auspici di inizio anno. Perfetto, ti ringrazio Pietro per la panoramica e per il suggerimento. Noi intanto ci rivediamo la settimana prossima. Grazie mille, un saluto.